e dopo queste note pungenti date dall'SO2 del primo rosso che abbiamo assaggiato, nonostante ciò, se voi andate a risentire i bianchi adesso, perché ce le ha soprattutto i due più giovani, quindi il 95 e il 2005, si sente ancora il frutto, che è molto interessante. Anche per questo motivo noi spesso beviamo il bianco dopo i rossi, nel caso non so che ci sia una tagliatella a ragù, che allora il rosso ci sta benissimo, di secondo una frittura, ecco, col coniglio fritto, il caprone alla piena ci sta benissimo, quindi si può tranquillamente bere dopo i grandi rossi, un bianco così. Seconda cosa, è vero il discorso della viola mammola, e si nota spesso sui sangiovesi giovani, quindi ecco perché si sente di più nel Cabreo del Borgo 2004 che in quegli altri, proprio perché per via della gioventù. Terza cosa, la vendemmia 2004 è stata una grande vendemmia in Toscana, è stata un'annata da manuale, un'annata per cui uno direbbe il buco nell'ozono non esiste, perché è stata perfetta, è stata una delle poche annate ultimamente in cui abbiamo avuto delle stagioni vere e normali, in cui non si passava da inverno a estate, in cui non c'erano degli autunni come c'è adesso, che fa un caldo incredibile. Quindi annata perfetta, con inverno rigido, primavera che era una primavera, l'estate, l'andamento stagionale è stato perfetto, pioggia al momento giusto, le piante non sono andate in stress. Unico problema del 2004 è che siccome noi produttori venivamo da delle annate molto magre, quindi 2001 poco produttiva, dovuto quasi nella maggior parte dei casi a una gelata primaverile che aveva distrutto molte gemme, quindi la produzione tipo il 97 è stata abbastanza scarsa. Il 2002 purtroppo la metà dell'uva l'abbiamo dovuta lasciare sulle piante e quella poca che abbiamo portato a casa non era un granché, quindi difficile per un produttore un'annata come il 2002, anche dal punto di vista economico. 2003, per via del caldo, chi ha prodotto bene, quindi non ha dei vini con delle note sfumature, ha dovuto tagliare tanta uva d'estate dalle piante per alleggerirle, per non farle andare in stress, quindi anche il 2003 è stata un'annata scarsa come quantità. Alla fine, il 2004, annata da manuale, tanta uva, molti produttori si sono fatti prendere la mano e ce l'hanno lasciata sulle piante, quindi il rischio può essere nel 2004 in alcuni casi dei vini leggermente meno concentrati, ecco, questo semmai, però comunque sia grandi vini, perché l'annata è stata un'annata facile, quindi nelle annate facili tutti o quasi riescono a fare dei buoni vini. Annate difficili purtroppo non è così, quindi nell'annata difficile si vede il produttore che si impegna, che fa sacrifici. Mi viene in mente il 98, il 2000, il 2003 e il 2005, 98, 2000 e 2003 per via del caldo, 2005 per via del fresco e della pioggia estiva, però comunque nel 2005, al contrario che nel 2002, durante il periodo di vendemmia c'è stato bel tempo, quindi l'annata è stata buona. Poi ci sono delle annate come il 2002 che purtroppo sono difficili per tutti. Per fortuna, annate come il 2002, e qui tocchiamo tutto quello che si può toccare, non capitano molto spesso. Io mi ricordo il 92 era simile, e quindi insomma, se capita ogni 10 anni, ma magari anche ogni 20, meglio. Nel 2012